Sta sfinendo il sacco, capo. Non sono il tuo capo. E poi è il sacco che sta sfinendo te. Ridarle indietro la quota. Sicuro? Ma quanto ha pagato? 6 mesi. Gesù, che impiastro. Glielo restituisco. Smettila, non fare sappiettone, testa di cazzo. Se pensa che butto nel secchio i soldi di 6 mesi per liberarmi di lei è fuori di testa. Però non la incoraggiare, siamo intesi? Ok. Ma che diavolo sta facendo, Danger? Che sta guardando? Sembra una bottiglia d'acqua. Ha pagato la sua quota. La quota? Quello non ha soldi per le mutande, vuoi che paghi la quota? Esci subito dal mio ufficio. Che stronzo che sono. Non devi pensarlo come un sacco. Non sono un allenatore, ma posso farti vedere come si fa. Apprezzo qualunque aiuto. Devi cercare di pensarlo come se fosse un uomo, vedi? Si muove in continuazione, si muove verso di te, si muove intorno a te, si muove lontano da te, d'accordo? Intanto non devi colpirlo mentre viene verso di te, perché ti costringerà a fare un passo indietro. Soffocherà la potenza dei colpi, ti farà perdere l'equilibrio. Quindi lo devi guardare attentamente, continua a girare e anche a muovere la testa. E tieni sempre una spalla indietro, in modo tale che sei pronta a colpire di potenza. Ok? Vai adesso. Bene, bene, continua a girare, continua a muoverti. Esatto. Bene. Bene, tieni il mento abbassato però. Giragli intorno, continua a muoverti. Muoviti. Bene, 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 bene. Così? Sì, continua, destro o sinistro. Mento abbassato, mento abbassato. Molto bene, molto bene. Quando avrai imparato questo, puoi passare al sacco veloce. Ce l'hai un sacco veloce, vero? Lo prendo in prestito finché non potrò comprarmene uno. Va bene, ora va a casa. Facciamo la strada insieme. Io sono già a casa. Vuoi vederla? Sì. È carina. Le dispiace se resta ad allenarmi ancora? No, solo chiudi bene la porta quando vai via. Grazie.